per andare lontano bisogna studiare bene i dintorni. È quello che fanno gli astronauti in costante allenamento nelle zone più diverse della Terra, per prepararsi ad andare sulla Luna, su Marte o ad atterrare su un asteroide. Nella settimana dal 20 al 24 novembre tocca a Samantha Cristoforetti prendere parte all'ultima tappa del programma Pangea dell'Agenzia Spaziale Europea. L'astronauta italiana si batterà tra rocce e vulcani sulle isole Canarie a Lanzarote. Lanzarote è conosciuta come l'isola dei mille vulcani, una terra di meraviglie quasi aliene, tanto che è stata scelta più volte per esperimenti di tipo extraterrestre. Sarà sempre alle Canarie che verrà installato il telescopio spaziale europeo e sempre per le caratteristiche della zona. Venti, vulcani, aria hanno tipicità che fanno delle Canarie uno straordinario laboratorio. In particolare il Geopark di Lanzarote è una delle migliori zone della Terra per comprendere le interazioni tra attività vulcanica e acqua, elementi importanti nella ricerca della vita. Il clima asciutto dell'isola e un paesaggio spesso incontaminato fanno sì che certe aree, come quelle ricoperte di lava, ricordino la superficie lunare, mentre i vulcani sembrano quelli di alcune zone di Marte. L'idea è che imparando ad esplorare Lanzarote e raccogliendo campioni, gli astronauti possano essere in grado in futuro di scandagliare la geologia di zone remote su corpi celesti sconosciuti. Tecnicamente Astro Samantha sarà guidata dall'astronauta ESA Petro Duque, che forte della sua esperienza agirà come se fosse un membro dell'equipaggio che comunica dal controllo di terra, mentre Cristoforetti impersonerà l'esploratrice. Gli astronauti, ha spiegato Duque, devono imparare dai geologi a ottenere dati scientifici e dobbiamo capire gli uni dagli altri come comunicare meglio. L'esplorazione aiuterà anche gli ingegneri a programmare le missioni del futuro. Le idee saranno testate durante queste esperienza terrestre. Il programma dell'ESA si chiama Pangea in onore del supercontinente che doveva comprendere tutte le terre emerse del nostro pianeta durante il Paleozoico e il primo Mesozoico.